Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi è il secondo video che registro, quindi se vedete che sto vestito uguale è la stessa giornata, solo che andrò a caricarli in 2 giorni differenti, quindi non ci fate caso se sto vestito uguale. Sì, mi cambio, mi lavo, solo che è la stessa giornata. Volevo specificarlo, ma più che altro è per scherzare tra di noi. Allora, unboxing del sito di BB Craft ed eccolo qua il pacchettino. Il pacchettello bello di BB Craft, bello sempre cicciottello. Questi materiali li ho scelti io e BB Craft ovviamente mi ha omaggiato di questi materiali. Me li ha inviati a casa con SLT Italian Special Line. Di solito questa spedizione arriva sempre sui 7-15 giorni lavorativi, perché ovviamente con BB Craft ci collaboro ovviamente da anni. E adesso ho atteso qualche giorno in più, esattamente una ventina di giorni, niente di così grave. Vi illustro cosa ho scelto dal sito, sono diversi articoli e niente, vado a spacchettare e ritorno da voi. Rieccomi, all'interno del pacco ovviamente c'è sempre la bolla con tutti i capitoli di tutti i prezzi, ho scelto esattamente 7 prodottini dal sito di BB Craft. Vi ricordo che nell'info box vi inserirò tutti i link dei vari prodotti e c'è anche il mio codice sconto nell'info box, quindi se volete approfittare, approfittate. Allora, il primo prodotto che ho scelto dal sito di BB Craft è questo qui. Questo è il codice. Sono ovviamente due stampi, ma sono due stampi mica normali. No, assolutamente. Sono due stampi per realizzare le scatoline. Aspettate che tolgo tutto dalla confezione. Allora, c'è quello tondo e questo qui a forma di esagono. E per realizzare appunto una scatolina e poi sopra ovviamente c'è anche il coperchio bellissimo decorato in questo modo. No, guarda che stupendo. Vedete? Questo è appunto il coperchio che poi va sulla scatolina in questo modo. Io li adoro, non vedo l'ora di provarle e testarle perché vi immaginate una scatolina fatta in resina, tutta bella decorata. Poi è anche bella, bella grandicella e volendo posso utilizzarla anche per fare, che ne so, un regalo e inserire all'interno una mia creazione. Quindi doppia creazione, una fatta in resina e l'altra all'interno in tessitura, cioè proprio la ciliegina sulla torta. Qualcosa fatto proprio di unico, particolare, tutto 100% handmade. Quindi non vedo l'ora. Guardate che carina questa scatolina, davvero fenomenale. Questa l'adoro. Sicuramente questa, il tappino lo utilizzerò anche soltanto per realizzare questo medaglione, perché si può tranquillamente, vado a colare soltanto questa parte qui, vado a realizzare tutti i vari dettagli e secondo me viene fuori un medaglione spettacolare. Volendo centrale posso aggiungere anche, che ne so, un rivoli, qualcosa di luccicoso. Non so, non vedo l'ora, non vedo l'ora assolutamente. Allora, questo era appunto il codicino, ve l'ho già mostrato e non vedo l'ora di sperimentare con questi due stampini. Poi ho preso questo articolo qui, ecco qui il codice, sono dei cristalli da 4 mm, davvero molto molto carini. Sono tutti colorati, tipo multicolor, dall'ambra al giallo al verde, sono davvero molto belli, sono esattamente 50 pezzi. E sì, sono 50 pezzi, sì, ho detto giusto, sono 50 pezzi e non vedo l'ora anche questi di utilizzarli. Davvero molto carini questi qui. Poi ho preso, questo è il codice, queste bellissime ovaline misura 6x4 mm e sono esattamente 10 fili di queste ovaline. Cioè, guardate che spettacolo. Sono spettacolari. Guardate che luce. Cioè, no, il mio tesoro. Sono bellissime. Sono esattamente 72 pezzi per filo, quindi per un totale di 720 pezzi di ovaline sfaccettate. Cioè, posso mettere ovaline ovunque. Sono bellissime. Guardate che belle. Cioè, davvero spettacolari. Io non vedo l'ora anche queste di utilizzarle.
e sicuramente andrò a realizzare qualcosina, perché no, anche in tessitura, perché volendo queste possiamo utilizzarle o per realizzare dei braccialettini semplici, perché sono bellissime anche così, portate a mo' di braccialetto, oppure andarle a lavorare in tessitura per realizzare le nostre cosine un po' più elaborate. Quindi niente, questo era il secondo prodottino, lo accantoniamo. E poi, siccome ovalina sfaccettata, un'ovalina in conchiglia, che fai? Non la prendi? Questo è il codice, sono sempre 10 fili. Cioè, appena le ho viste ho dato di matto. Cioè, guardate che belle, le ho sempre adorate queste, questa tipologia di perlina. Cioè, poi queste fatte in conchiglia sono una cosa spettacolare, particolari, con tutte queste, con tutte queste sfumature all'interno. Cioè, io le adoro. Sono sempre 10 fili e sono un totale di 600 pezzi, quindi, perché su ogni filo sono presenti 60 ovaline. Queste qui, la misura è all'incirca, sì, sui 6x4 mm, diciamo più o meno, sì, 6/7 mm ad ovalina. Quindi anche queste non vedo l'ora di utilizzarle sia in tessitura e sia per realizzare tantissimi braccialettini, perché no. Poi, oltre alle ovaline, cioè avrò ovaline a vita, perché sono 720 pezzi qui e 600 pezzi qui, quindi ovaline a vita. Ok, oltre a queste ho preso anche un filo di ematite, questo è il codice, da 6 mm. E questo filo è spettacolare, cioè ve lo mostro ed eccolo qua, guardate che è stupendo, cioè anche questo starei ore a guardarlo. Ovviamente grado AA da 6 mm ed è spettacolare, cioè guardate, ve lo mostro proprio in dettaglio. Sono davvero bellissime. Poi credo che 6 mm sia la misura perfetta. Volendo posso realizzare anche dei braccialettini alternati e matite con queste ovaline in conchiglia. Anche da uomo, perché no? Perché poi pensiamo sempre alle donne realizzare cosine per noi donne, ma anche realizzare un braccialettino con i matite e queste ovaline in conchiglia, secondo me è adattissimo anche per è unisex. È adatto per chiunque, quindi non vedo l'ora anche di queste di utilizzarle. E queste esattamente sul filo sono 72 pezzi, quindi è un filo anche abbastanza lunghetto, non so se rende in videocamera, ma 72 pezzi a voglia. E poi ho preso anche questa scatolina qui, aspettate che tolgo, se no magari non metti a fuoco, tolgo tutto sotto. Ho preso questa scatolina qui con all'interno dei charms, dei charms a forma di chiave, sono presenti esattamente 60 pezzi. Un attimino che apro la scatolina così vi mostro tutte le varie tipologie. Rieccomi, ci sono riuscita. Questo era il codicino, non mi ricordo se ve l'ho mostrato, però ve lo rimostro. Ovviamente c'è la scatolina in plastica, che una volta che abbiamo terminato le chiavi possiamo utilizzarla per altre cosine. Ecco qua, ed ecco tutte le chiavi. Wow, aspettate, zoom un pochino così vi mostro tutte le varie chiavi, perché sono diversi modelli. Allora c'è questa, che bella, cioè io adoro le chiavi, le ho sempre adorate. Queste ce ne sono differenti, c'è questa qui col cuoricino, poi c'è questa, guardate questa che carina, poi c'è questa, no questa già ve l'ho fatta vedere, aspettate che, oddio questa piccina piccina quanto è carina, guardate che carina questa, è un amore, è piccola piccola. Poi c'è questa, questa anche molto carina con il cuoricino qui in basso, poi c'è questa qui. No, questa già ve l'ho mostrata. Aspettate, le vedo prima tutte perché le sto guardando con voi per la prima volta.
questa pure è fantastica. Poi aspetta, guarda questa quanto è bella, che carina anche questa. Comunque ce ne sono diverse, mo non so se ve le sto mostrando tutte. Questa qui che carina, questa c'ha anche addirittura anche già il pendente sopra per inserire appunto un cordoncino all'interno. Poi questa anche, questa non ve l'ho mostrata, no, ve l'ho mostrata questa questa qui non ve l'ho mostrata, qui che c'è appeso un filo, carina anche questa. Poi vediamo se ce n'è un'altra. Comunque ci sono tantissimi modelli, non li ho contati al momento, ma ce ne sono tantissimi. C'è anche una stellina, c'è anche una stellina all'interno sorprese. No, ce ne sono tantissime, però mi sembra sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una decina di modelli secondo me all'interno ci sono, per un totale di, se non erro, erano 60, sì, 60 pezzi sono queste chiavi, quindi saranno 10 per, c'è anche questo qui, questa è molto carina, anche questa, saranno 10 per modellino, credo, c'è anche questa, ce ne sono tantissime, una più bella dell'altra e sono in stile tibetano, davvero molto carine. Comunque le misure vanno da, che ne so, dai 9 ai 16 mm o anche di più, quindi ci sono sia grandi che piccole. Qui c'è anche una, c'è anche un altro charms insieme alla stellina ci sono, questa pure è molto carina, carinissima questa, e volendo posso fare o dei dipendenti con delle collanine lunghe, oppure aggiungerle queste qui più piccine magari sotto ai braccialettini, perché no, come charms. E niente, queste erano tutte le chiavi, adesso le vado a rimettere all'interno della scatolina. Rieccomi. Infine ho preso quest'altro articolo, questi sono dei pendenti placati in oro, un attimino che li tolgo dalla bustina così ve li mostro in dettaglio. Anche qui c'è la scatolina e sono spettacolari anche questi. Questi misurano 40x30 mm, come vi dicevo prima sono placati in oro, e sul sito troverete anche diverse forme oltre a questa forma qui particolare. Sono davvero molto belli, questi me li immagino, che ne so, con un perno fatto in resina e poi questo come pendente sotto, o volendo anche questo elemento qui possiamo lavorarlo in resina, con la resina UV possiamo andare a decorare questo elemento spettacolare. All'interno, se non erro, sono 10 pezzi, credo di sì, aspettate che li conto perché non mi ricordo, sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sì, sono 10 pezzi, e poi ovviamente c'è la scatolina in plastica per poterli mettere tutti quanti nella scatolina, riposti così al sicuro. Niente ragazzi, queste sono tutte le cosine che ho scelto appunto dal sito di BBCraft. Un attimino che ve li metto tutti quanti qua, aspettate, anche le scatoline se non c'entrano. Queste sono tutte le cosine che ho scelto appunto dal sito, aspettatevi ovviamente i tutorial. Io spero che questa review, questa recensione sia stata di vostro gradimento, lasciatemi un like, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!